Buongiorno a tutti, sono Roberto Cuddu della Remax Mistral di Cagliari. Oggi siamo a Quartu e quella che vi sto presentando è un appartamento all'ingresso di Quartu. Siamo in prossimità dell'uscita su Viale Marconi, adiacente alla Via De Gasperi. Siamo in una palazzina, in un mini condominio, siamo al terzo piano. Non abbiamo ascensore, ma questo che vi stiamo facendo visitare è un quadrivano con un bagno e una cantina al piano terra. Siamo all'ingresso dell'immobile e quello che ci accoglie all'ingresso è un'ampia zona giorno divisa in due ambienti. Da questa parte abbiamo e vedremo il soggiorno con il balcone e da questa parte vedremo tra poco la zona cucina col cucinotto. Vi faccio subito vedere la disposizione, tenendo presente che dal soggiorno si accede al balcone che dà su quella che possiamo definire la corte interna di questo grande super condominio. Anche se poi alla fin fine non è un super condominio, ma al centro abbiamo una zona verde con uno spazio dedicato ai bambini. Vi faccio vedere. Ok. Questo è il balcone che abbiamo a disposizione. Ripeto, siamo a due passi dalla Viale Colombo e questa al centro è una zona verde che è, diciamo, dedicata a tutti i bambini di tutti i palazzi, insomma, come zona giochi. Ritorniamo sull'immobile. Richiudiamo e passiamo dalla zona giorno. Voglio farvi percepire la lunghezza della parte dal soggiorno alla cucina. Abbiamo infatti una zona giorno, a parte riscaldata da una stufa pellet che vi posso assicurare non solo riscalda la media di zona giorno, ma aprendo la porta del disimpegno stempera tranquillamente anche tutta la zona notte. Questa lunga parte della zona giorno si affaccia sull'altra parte, diciamo, della palazzina. Di nuovo lo svincolo sulla via De Gasperi che poi porta alla via Marconi e andiamo su Cagliari. La comodità è quella di avere comunque una zona giorno che è separata dalla zona prettamente destinata alla cottura, con un cucinotto assolutamente di dimensioni idonee per poter cucinare tranquillamente, finestrato con un ripostiglio, ok, dove ci si mettono tutte le cose, insomma, che riguardano la dispensa. Da questa parte, ok, guardate, tutta la profondità è climatizzata con due climatizzatori a parete, compresi quelli che troviamo nella zona notte, porta vetri e entriamo nella zona notte, dove troviamo un disimpegno, dove si dividono le tre camere. Sono abbastanza ampie le tre camere, due addirittura di taglio matrimoniale, e un bagno completo. Una particolarità di questo immobile è di avere la possibilità di accedere per ispezionare il sottotetto, perché abbiamo il tetto a falde, a tegole, quindi abbiamo una controsoffittatura in mattoni che, insomma, separa il tetto dall'appartamento. Prima delle due camere, taglio di cameretta, finestrata sulla parte anteriore, ed è la prima delle tre camere. Entriamo nella seconda camera, è una camera comunque, oltre che l'armadio chiaramente imponente, di dimensioni quasi matrimoniali, sempre finestrata. Da questa parte l'altra camera da questa parte, altra dimensione matrimoniale, sempre finestrata sull'altra parte, diciamo, dell'edificio. Un appartamento estremamente luminoso, anche perché ha un triplo affaccio, ok? Da una parte e dall'altra, illuminando l'immobile sia dalla mattina, sia il pomeriggio. Da questa parte qui, bagno completo, è stato rifatto anche da poco, abbiamo la doccia, vasca e poi tutti i sanitari, compresa la zona lavanderia, sempre finestrato. Ricapitolando, ricordiamoci che abbiamo di proprietà abbiamo una cantina al piano terra, più un posto auto di pertinenza, assegnazione condominiale sotto il piano piloti. Un posto auto tra l'altro molto comodo, perché si accede al posto auto e poi tranquillamente all'edificio e quindi alla cantina. Cantina tra l'altro abbastanza ampia, sono più di 7 metri quadri, quindi assolutamente abbastanza ampia e finestrata. Vi ricordo, ricapitolando, che siamo a Quartu, siamo all'ingresso di Quartu arrivando da Viale Marconi.
Siamo al terzo piano di un mini condominio non dotato di ascensore. Abbiamo 3 camere da letto, un bagno, un'ampia zona giorno, un cucinotto ripostiglio e un balcone. Si accede ad una corte condominiale, diciamo condominiale anche se non c'è nessun, come dire, nessun prezzo che si paga condominiale, ma ad una zona dedicata ai bambini in quanto zona verde. Io vi saluto, io sono Roberto Puddu e lui è Blu, è il piccolo abitante cagnesco e pelosino dell'immobile. Blu è contento se venite ad apprezzare ed acquistare anche questa casa. Seguitemi nelle mie pagine professionali, Roberto Puddu, agente immobiliare, sia Facebook che YouTube. E ricordate, posso vendere anche la tua.